Entri in campo la Femmine Z Rugby Rovigo Delta, gara 2 di semifinale fra Patarock e Visano, i bersaglieri di Rovigo. Che dire, è una semifinale ma è molto di più, è la finale, è uno spareggio per accedere all'ultimo momento al scudetto. Ma c'è da annoverare anche nel 2012 un'estromissione da parte del Visano su Rovigo all'ultimo secondo con calcio di Paul Griffin. Grande stabilità, cedono i piloni e stavolta cede. Speriamo mantenga il suo standard anche oggi. Parte l'ovale, purtroppo esce di un non nulla. Tucumana, seconda stagione lui nella bresciana. L'ingaggio fra due pacchetti, l'introduzione di Alberto Chillon, cede a sinistra, c'è già un vantaggio per Rovigo. Vediamo se proviamo a giocarlo con Matteo Ferro che prova ad attaccare lui in incrocio con Giovanni Kirk. La meta di Giovanni Kirk, la meta di Giovanni Kirk. Leo Mantelli dritto in mezzo ai pali. De Marchi ancora un'altra volta, Calvisano pericolosissimo, classico gioco del Calvisano, mortale, un 2 contro 2, cerca di andare via Cioffi, pesta sulle gambe, ottima l'azione del centro parmense, classe 90, ancora Calvisano pericolosissimo, Pier Bruno ancora attenzione, semenzato, vediamo cosa dice l'arbitro del numero 13 Calvino. Palo, Ortiz l'ha presa, lo scarico, l'inserimento di Guido Barion che trova lo spazio, la float per Giovanni Kirk, ancora Matteo Ferro prova a allargare Rovigo, deve allargare Rovigo, Denis Mestorovic, la meta di Denis Mestorovic, sulle mani. Parte Leo dalla piazzola, purtroppo non c'entri i pali. Pronto la trasformazione, molto semplice per il destro tucumano che la mette. L'attenzione al tirato giù, gioca a Novigio. Tenuto alto alla trasformazione, il calcio sembra buono. Vediamo quale sarà la scelta. Samuele Ortiz molto bene, Chillona dentro per Giovanni Kirk, a fare male a difesa di Calvisano, c'è un bel avanzamento, ancora Rovigo, Leo Mantelli, Denis Mestorovic, si distende Rovigo, grande offload per Massimo Cioffi che prova a trovare il pertugio giusto, Tuima Vave gli mette le mani, Rovigo che deve accelerare, cercare un cross kick per Guido Bariona che ritorna su di sé e c'è la meta di Guido Bariona. Terza meta Rovigo con Guido Bariona. Parte Leo dalla piazzola, purtroppo non la mette, qui stanno pesando i punti di Mantelli al piede. Casiglio ancora, Novigio, cosa inventa? Chiesa va a puntare Modena, è bravo Francesco Modena, ha tirato l'inganno, Casiglio subito a mettere Frizzo in tezza. Le mani di De Marchi, calcio e punizione, assolutamente vero. La concentrazione del Tucumano, la palla entra. Dalla base, il calcio su Jordan Davis, la presa di Davis, lo scarico per Cioffi, vediamo cosa decide di fare Cioffi, la muove per Guido Bariona, vediamo Guido se prova a correre, alta per Denis Mestorovic, è buona la palla. Non si toglie, calcio e punizione fuori di Rovigo. La Mantelli la calcia, la mette dentro la Mantelli. La pressione, assorbono, bravo Jack Momberg, andiamo a pulire subito questo punto di incontro. Non si può sbagliare una cosa del genere, Rovigo non la può sbagliare. Stanno preparando il drop. Finisce il match all'ultimo secondo, Rovigo fuori dalla finale.